Energie da fotovoltaico. Restano ancora a rischio gli investimenti futuri e l'occupazione. Decreto sviluppo. Bene le semplificazioni. Procedere con questo positivo cambio di marcia. Apprendistato. Il decreto è spinta all'occupazione e rilancia il ruolo formativo dell'impresa. Edilizia. Finalmente una legge sull'accesso alla professione. Il Sistri spiegato a edili e autotrasportatori. Buongiorno dal TGA di Confartigianato Pordenone. L'assenza di limiti alla potenza elettrica installata potrebbe portare allo sblocco degli investimenti in corso sulle energie da fotovoltaico. Tuttavia, poiché non sono stati recepiti i ripetuti appelli avanzati dalle organizzazioni imprenditoriali, tesi in particolare a salvaguardare il potenziale di sviluppo del settore, restano pesantemente a rischio tutti gli investimenti futuri e l'occupazione. Questo è il commento del presidente di Confartigianato Pordenone Silvano Pascolo sul decreto ministeriale relativo al quarto conto energia, approvato dal Consiglio dei Ministri. Un provvedimento, sottolinea Pascolo, che modifica in maniera repentina le regole in corso di partita, non può che creare gravi difficoltà ad un settore giovane e promettente come quello delle energie rinnovabili, in cui operano migliaia di imprese, molte anche in provincia di Pordenone, che danno lavoro complessivamente a 150.000 persone. A questo punto, conclude Pascolo, è opportuno che in vista del Piano Strategico Nazionale per l'Energia, il Ministero dello Sviluppo Economico coinvolga le organizzazioni imprenditoriali in un confronto finalizzato a razionalizzare e risparmiare risorse pubbliche, ma anche a rendere equo e trasparente il mercato e a correggere gli squilibri che finora hanno penalizzato le piccole imprese. Sul fronte delle semplificazioni, invece, il giudizio di Confartigianato Pordenone è positivo, perché registriamo un positivo cambio di marcia da parte del Governo, che ha recepito l'esigenza di abbassare la pressione burocratica sulle imprese. Ci auguriamo si proceda su questa strada anche nei prossimi provvedimenti, con l'obiettivo di rilanciare la competitività del sistema imprenditoriale. È la dichiarazione del presidente di Confartigianato Pordenone Silvano Pascolo. Pascolo richiama le positive misure di snellimento degli adempimenti tributari che non esauriscono le aspettative degli imprenditori e devono preludere ad una riforma che, mettendo mano all'impianto generale della tassazione, si ponga obiettivi ambiziosi. Innanzitutto la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese e la semplificazione radicale del sistema. Lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo rilancia l'apprendistato quale contratto tipico di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, riconosce il ruolo formativo delle imprese e rimuove le cause che finora ne hanno frenato le potenzialità, a iniziare dalla stratificazione normativa, da alcuni vincoli burocratici e dai conflitti istituzionali emersi nella ripartizione e competenze fra Stato e Regione. Silvano Pascolo, presidente di Confartigianato Pordenone, apprezza la riforma presentata dal ministro Sacconi. L'apprendistato, sottolinea, è il contratto attraverso il quale i giovani possono acquisire le competenze e le professionalità realmente richieste dal mercato del lavoro e quindi può avere effetti rilevanti in termini di incremento occupazionale. Secondo Pascolo è positivo anche il riconoscimento del ruolo centrale della contrattazione collettiva nella regolamentazione dell'istituto, a cominciare dalla determinazione delle durate. Primo passo alla Camera delle norme sull'accesso alla professione di costruttore edile. L'Assemblea ha infatti approvato a larghissima maggioranza la proposta di legge sulla disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività di completamento e finitura edilizia.
Come Confartigianato e come costruttori, è il commento di Claudio Dorigo, da anni chiedevamo che anche il settore delle costruzioni, così importante economicamente, ma anche così complesso e delicato per i notevoli rischi a cui è sottoposto, fosse regolamentato. Il testo approvato riteniamo sia soddisfacente e auspichiamo che il Senato completi rapidamente l'iter, arrivando così ad un testo di legge importante per una categoria colpita da una crisi così pesante che almeno nel nostro settore non presenta ancora grandi spiragli di luce. Ci auguriamo anche, prosegue Dorigo, che si proceda anche su altri interventi come la semplificazione burocratica e di sostegno alle imprese piegate dalla crisi. Confartigianato e Imprese Pordenone promuoverà entro la fine di maggio un incontro con le imprese edili e di autotrasporto per illustrare le procedure operative per l'utilizzo del dispositivo USB Sistri e per la gestione dei trasporti di rifiuti in conto proprio e per conto terzi. Ricordiamo che il Sistri, Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, è nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale. Sono tenuti all'iscrizione al Sistri tutte le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali o da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, ed anche i trasportatori professionali che raccolgono e trasportano rifiuti speciali. Per informazioni e adesioni all'incontro, contattare l'ufficio ambiente di Confartigianato Pordenone. E questa è l'ultima notizia, ci risentiamo la prossima settimana e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.